Vi ritrovo con gioia per rispondere alla domanda con la quale ci siamo lasciati nella puntata precedente. Come si costruisce la forma di tema con variazioni? Cosa fa il compositore? Elabora un tema, la prima cellula costitutiva, e poi fa delle variazioni. Variazioni in che senso? Che modifica alcuni degli elementi che costituiscono questo tema. Ma fino a quando può andare avanti questo processo? Fino a quando il tema è ancora riconoscibile. Perché se ci allontaniamo tanto che il tema non è più riconoscibile, entriamo in un altro brano. E allora questo non funziona. Ecco svelato il meccanismo del tema con variazioni. Il punto massimo sarà quella variazione nella quale il tema non è più riconoscibile e allora il compositore, per restare all'interno del senso unitario del tema con variazioni, deve fare qualche cosa per tornare indietro. Quindi ritornare alla riconoscibilità del tema. È un po' come un identikit già fatto, in cui abbiamo finalmente il volto del tema e noi cominciamo a variare. Quindi possiamo togliere ad esempio i baffi, possiamo aggiungere i capelli, possiamo togliere gli occhiali, ma in tutte queste variazioni ritroviamo ancora il tema iniziale, e cioè quello dal quale siamo partiti. Però se noi ci allontaniamo tanto da non ritrovare più il tema iniziale, siamo entrati in un altro brano. Bene, proviamo ad ascoltare che cosa succede in questo tema con variazioni della sonata opera 109 di Beethoven. Ecco la cellula iniziale. Variazione. Il tema viene leggermente modificato. Ascoltate. Ora il compositore continua con una serie di variazioni ad allontanarsi fino a dove? Fino a questo punto, la variazione più lontana dal tema, quella in cui non lo riconosciamo più. Ascoltate. Da questo punto in poi bisogna tornare indietro, perché sennò rischiamo di entrare in un altro brano. Ed ecco che cosa fa Beethoven, che ci ripropone il tema iniziale. Nell'esecuzione che ascolterete oggi non faremo tutte le variazioni, ma avremo il tema, la prima variazione, quella in cui il tema viene leggermente modificato, con un piccolo arbitrio che ci concederete, facciamo quella più lontana dal tema, per poi ritornare all'ultima, quella in cui è più riconoscibile. Bene, prima di lasciarvi all'esecuzione, una domanda. Come si costruisce una fuga? Alla prossima volta!